È stata una serata all'insegna degli auguri natalizi per l'Atalanta. Prima della cena con squadra, staff tecnico, dirigenti e sponsor, il presidente nerazzurro Antonio Percassi, accompagnato dal direttore operativo Roberto Spagnolo, ha preso parte all'aperitivo organizzato dai club amici dell'Atalanta con la partecipazione dei presidenti e dei delegati delle 90 sezioni sparse tra città e provincia. Credo che ormai tutti i record assoluti della squadra Atalanta siano stati superati. Non so se ce n'è uno che magari manca. Sono i 100 club, ma adesso ti sistemi. Gente come voi, club come voi, sono importantissimi per una società come la nostra e quindi adesso, caro Lazzarini, spingiamo per superare il record, ma soprattutto vi chiedo, stateci vicini. Buone feste, auguri a tutti. Fare da cerimoniere il presidente del centro di coordinamento Marino Lazzarini con il vice Roberto Selini, mentre Arturo Zambaldo ha portato il saluto dell'Eco di Bergamo. Contemporaneamente la TS Bergamo ha presentato anche il progetto Moving per la salute dello sportivo e ha annunciato che fonderà un nuovo club amici. Per quest'anno la tradizionale festa dei ricordi è stata rimandata a causa di tutti gli impegni di questa Atalanta, formato Champions. Con tante problematiche si sta raggiungendo, merito probabilmente di chi organizza nel club amici, ma anche della squadra, perché chiaramente il successo della squadra porta a questo entusiasmo che vediamo in queste ore per la trasferta in Spagna. Già crea delle problematiche non indifferenti, perché penso che Bergamo si vuole andare in Spagna, ma penso sia impossibile, a meno che chiederemo a Percassi, visto che lui fa le cose in grande e le fa velocemente, se potesse costruire uno stadio in 3 mesi in quel di Valencia, probabilmente riusciamo a portare Bergamo.